Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video. Bene, benissimo, eccoci qui anche oggi in questa bellissima domenica per parlare insieme ancora una volta di Nintendo Switch. Video sugli accessori ormai ne faccio tantissimi. Insomma, ogni settimana scopro qualcosettina in più che voglio assolutamente condividere con voi grazie agli utilissimi link che metto in descrizione. Oggi però non vi parlo di accessori nuovi, cioè in realtà sì, c'è un accessorio tra questi che è nuovo, ma tutti gli altri fanno parte di altri video e abbiamo già visto uno per uno cosa effettivamente fanno. Per comodità, tranquilli, vi metto in descrizione i video dove parlo di questi accessori. Tornando all'argomento principale, comunque oggi vi parlo dei miei accessori preferiti, quelli che uso di più in assoluto su Nintendo Switch. Spesso vi ho parlato di accessori che in fin dei conti non ho mai utilizzato appieno, perché nel mio piccolo, nella mia realtà, gli accessori che effettivamente utilizzo saranno 3, 4, 5 al massimo. Ovviamente non perché quelli che ho recensito siano totalmente inutili, ma perché ovviamente io mi baso sulla mia esperienza di utilizzo, sulla mia vita, sulle mie cose da fare e sulle mie realtà in cui Nintendo Switch può affacciarsi. Ovviamente io cerco di recensire ogni singola cosa per cercare di arrivare un po' ai gusti di tutti, a tutte le esperienze di utilizzo vostre. In ogni caso ragazzi, come sempre, prima di iniziare il video vero e proprio vi ringrazio già per aver lasciato un bel mi piace a questo video e vi ricordo che in descrizione c'è seriamente ogni cosa, ogni link per acquistare questi accessori. Iniziamo dall'accessorio nuovo per poi muoverci verso gli accessori che già in parte conoscerete. Buona visione! Il primo accessorio che mi sento di menzionare, nuovo alla collezione ma decisamente importante, è questa cover di Zelda Breath of the Wild. Giusto per informarvi, fa parte di quel pacco enorme arrivatomi dall'America contenente diversi accessori della Powerade, una marca che francamente dopo aver recensito 3 accessori loro mi sento di consigliarvi veramente tantissimo. La qualità è sopra tutte. L'oggetto nello specifico di cui parliamo oggi avvolge, o meglio integra, lo schermo principale di Nintendo Switch, l'unità centrale, ovvero il tablet, dentro una struttura rigida che ne protegge la totalità, fuorché i Joy-Cons. Chiusura è a strappo col felcro e ho notato che è abbastanza resistente ad urti, botte e via dicendo. Il materiale risulta similpelle al tatto nella parte anteriore e la stampa è di altissima qualità. Il prodotto è inoltre con licenza ufficiale Nintendo e la parte interiore invece è sul blu con un pattern che si ripete a tema Zelda. È presente anche una pelle per pulire lo schermo di Switch, sempre a tema Zelda Breath of the Wild. La parte migliore di questa cover è sicuramente la presenza di una parte anteriore che protegge lo schermo da graffio o altro, non che ci sia effettivamente bisogno, ho sempre il vetro temperato sopra, ma che, per l'eventualità, può essere utilizzato come stand regolabile a varie altezze. Sembra una cavolata, ma questa possibilità è obiettivamente la più utile del mondo. Chiunque mi conosca bene, o semplicemente che guardi i miei video, sa benissimo quanto io abbia criticato in questo video, sulle 5 cose che odio maggiormente di Nintendo Switch, lo stand posteriore. Parliamo di una feature integrata alla console, che quindi dovrebbe essere ottimale di per sé, ma che purtroppo tutti quanti ne conosciamo i limiti e sappiamo benissimo quanto sia facile ribaltare Nintendo Switch in questa posizione. Ma c'è da dire che questo guscio, questa cover, risolve completamente ogni problema. Ora parliamo di cover in silicone e per iniziare direi di partire da questa bellissima cover in silicone integrale che uso ormai da mesi. Pagata solo 10 euro al Media World della mia città, penso che sia entrata di prepotenza tra gli accessori che utilizzo maggiormente sulla mia console per proteggerla. Non è raro che giochi in portatile, vi dirò la verità. Mi è capitato inoltre di portare Switch raramente fuori casa. E tutto questo ovviamente con svariate custodie, ne ho recensite veramente tantissime sul mio canale. E sicuramente quando posso usare una custodia adatta delle dimensioni intere di Nintendo Switch, questa cover è la prima che vado a prendere. Ma perché? Beh, non c'è molto da dire, non ci sono grandi perché su questa custodia in silicone, se non per il fatto che al tatto sia estremamente comoda grazie al feeling che lascia, lievemente ruvido e per niente incline a farti sudare. La cosa più interessante è il fatto che renda Nintendo Switch un blocco unico, evitando pure che sfuggano i Joy-Cons dalle loro guide. Ho notato che in molti mi avete segnalato questo problema, ovvero Nintendo Switch che tende a far uscire via i Joy-Cons. Ecco, magari questa cover può essere un modo per risolvere questo problema in modo temporaneo. Non so, magari state aspettando di comprare un altro paio di Joy-Cons per mandare questi in assistenza e nel frattempo la usate così. Sul retro comunque c'è lo spazio per il cavalletto, quindi può essere aperto ed usato. Oltre ciò, ho notato che la Switch non si scalda in modo assurdo quando viene utilizzato, quindi un'altra cosa sicuramente interessante è da tenere conto per l'acquisto di questo accessorio. Quindi che dire ragazzi, un'ottima cover in silicone è probabilmente tra le migliori che io abbia seriamente mai provato su delle console. Sempre rimanendo sulla scia della cover in silicone presentata precedentemente, ora parliamo di soluzioni applicabili nel caso si voglia utilizzare la primissima variante, ovvero quella con la cover di Zelda, le cover per Joy-Cons e copri analogici. Due doverose premesse. I Joy-Con sono decisamente più danneggiabili del Pro Controller e molto più delicati. Vogliamo quindi distruggerli? Ovviamente no. E più nello specifico, qual è la parte che si può danneggiare maggiormente nel caso dei Joy-Cons? Ovviamente l'analogico. E quindi adesso parleremo di ben due soluzioni, cover in silicone per i Joy-Cons e cover
cover in silicone per ovviamente l'analogico. Ovviamente poi parleremo anche del Pro Controller, non preoccupatevi. Nel mio caso specifico, che uso i Joy-Cons grigi della mia primissima Switch, ho deciso di comprare le protezioni grigie per rendere la mia console minimal al punto giusto. In tantissimi mi avete chiesto tra l'altro dove ho trovato questi analogici a forma di zampetta. Si possono trovare su Amazon, ragazzi, e come ogni prodotto nei miei video ha un link in descrizione. La qualità migliore di questi prodotti, nello specifico le cover in silicone, è la presenza di un rigonfiamento che vanterò finché ne avrò la possibilità. Dà una presa decisamente più salda, stanca meno la mano e dà volume ai Joy-Cons, che di base sono troppo piccolini per le mani di molti. Non nel mio caso, io li trovo semplicemente perfetti, ma sapete com'è? Aggiungendo quel grip maggiore sul retro abbiamo una presa decisamente più salda. I copri analogici fanno grosso modo la stessa cosa, dando spessore alla presa. Sono disponibili in una valanga di colori e se avete i Joy-Cons grigi, con queste cover potete personalizzarli spendendo 2-3 euro a coppia, così vi sembrerà sempre di avere Joy-Cons nuovi. Sono disponibili in tantissime colorazioni e li potete pagare 2-3 euro alla coppia, quindi in sostanza vi sembrerà sempre di avere dei Joy-Cons nuovi semplicemente cambiando le cover in silicone. E non mi sono dimenticato di certo del Pro Controller, eccoci qui con le entrambe versioni che vi porto oggi. Due cover prese su Amazon in silicone, molto morbido e facenti parte della stessa marca ma in due varianti di colore diverse, bianco e nero. Purtroppo la bianca è leggermente trasparente, quindi ho preferito metterla sul Pro Controller standard, che rimane abbastanza standard appunto anche il colore, mentre quella nera usarla sul Pro Controller di Xenoblade Chronicles 2. Un vero peccato che non esistano cover in silicone con questo tema. Inutile dirvi che si tratta dello stesso materiale della custodia integrale, piacevolissimo al tatto e la sudorazione minima. Sul retro sono presenti dei grip per tenere comode le dita, nei giusti posti insomma. Ovviamente lasciano la parte del ricevitore e connettore libero, così potete usare anche vari caricatori di terze parti per caricarli senza avere bisogno di mettere e togliere continuamente la cover, col rischio di rovinarla. Sul Pro Controller comunque, data la qualità degli analogici, non ho sentito il bisogno di mettere dei copri. Quindi in sostanza direi che la costruzione è abbastanza solida e vada bene così, direi sia la cosa migliore. Ed eccoci arrivati all'ultimo accessorio dei miei preferiti, ovvero una classica cover per Nintendo Switch senza particolari qualità e differenze rispetto alle altre 1000 in commercio. Sicuramente questa categoria è stata macinata un po' da tutte le aziende che hanno voluto specularci subito. Andando su Amazon è obiettivamente pieno di cover tutte uguali e che francamente non si differenziano per nessuna cosa. Hanno obiettivamente lo spazio per console, hanno gli elastici per tenere ferma la console, hanno lo spazio per i giochi, hanno una zona dove si possono mettere cavi e altre cosucce. Tutte identiche. Sicuramente nel mio caso la zona giochi rimane inusata perché preferisco avere tutti i giochi in digitale e quei pochi fisici che ho li tengo uno per volta dentro la console. E ci gioco uno per volta, non ne porto mai più di due insieme, per dire. Ma sapete come si dice, no? Meglio in più che in meno. Questa cover inoltre ha abbastanza spazio per utilizzare sia il copri switch di Zelda sia la cover integrale in silicone, sia le cover per i Joy-Cons. Insomma, usando questa cover non avrete scusa di nessun tipo per non proteggere doppiamente la vostra console. E dato che comunque me lo chiedete spesso, faccio una menzione d'onore al vetro temperato che uso, anche se non gli dedico una sezione a parte perché francamente non saprei cosa dire, se non che sia un vetro solido e applicato da oltre un anno. Qualità eccellente, ancora non ha un graffio e francamente non capisco tuttora io come sia possibile. La console la tratto normalmente, certo, non la butto dal settimo piano del mio palazzo, però che dire, dopo un anno e mezzo non ci do neanche più tantissima attenzione. Mi ricorderò sempre i primi giorni in cui la trattavo in maniera veramente eccellente perché avevo paura si rompesse al minimo tocco, per poi scoprire che effettivamente regge una caduta da 1000 piedi d'altezza, quelle cose che non capisci seriamente. E niente ragazzi, anche per oggi abbiamo dato. Questi sono seriamente tutti gli accessori che utilizzo al momento per Nintendo Switch. Per proteggerla, si intende. Sicuramente ne arriveranno tantissimi altri e sicuramente piano piano andrò a recensirli tutti, ma al momento, fino ad oggi, questi sono tutti quelli che utilizzo. Come sempre comunque vi ringrazio enormemente per la visione. Spero che vi sia piaciuto questo video perché mi sto impegnando sempre di più per portarvi contenuti sempre editati meglio. Vi ricordo inoltre che un bel mi piace per voi è gratuito, ma per me significa tantissimo. E ovviamente lasciatelo soltanto se il video vi è piaciuto davvero o vi è stato quantomeno utile. Vi rinnovo l'informazione che in descrizione potete trovare tutti i link per comprare questi oggetti direttamente da Amazon, con una garanzia stupefacente. E detto ciò, noi ci possiamo vedere direttamente in un prossimo video sul mio canale. Non mancate assolutamente. Alla prossima!